Vestiti di nero, volto coperto dal passamontagna, sono circa 500 gli attivisti dell'ala più dura del movimento No Borders che si sono ritrovati oggi al Brennero. Sono anarchici, antagonisti, arrivano da diverse regioni italiane, ma anche dall'estero, soprattutto da Germania, Spagna e Grecia. Protestano contro le barriere antimigranti che l'Austria vuole erigere al confine con l'Italia. Era annunciata come la manifestazione più dura di quelle già andate in scena al valico del Brennero e così è stato. Cariche della polizia con manganelli e lacrimogeni. Le forze dell'ordine hanno dovuto usare le maniere forti per arginare l'impeto dei manifestanti. Fermi! Non picchiate! No, io! Non toccando! Nessuno ti fa niente, stai tranquillo. Ferito un poliziotto e alcuni antagonisti sono stati fermati mentre il corteo occupava l'autostrada e i binari del treno proprio al confine. Intanto sul fronte diplomatico e politico, dopo le tensioni degli ultimi giorni, tra Austria e Italia la situazione sembra oggi molto più rilassata, soprattutto dopo che da Vienna sono arrivati segnali di distensione. Al Brennero non ci sarà nessun muro e il confine non verrà chiuso, ha detto il neo ministro degli interni austriaco. Sarà così però solo se l'Italia farà i suoi compiti, cioè maggiori controlli prima che i migranti arrivino al confine con l'Austria. E un'altra protesta dai toni decisamente diversi è andata in scena a Lampedusa. Niente anarchici, niente antagonisti né black bloc. Nella piazza principale dell'isola siciliana sono stati gli stessi ospiti del centro di accoglienza a manifestare pacificamente il loro malumore. In maggioranza sono eritrei e vogliono andare via dall'hotspot di Lampedusa, che definiscono una vera e propria prigione. Intanto, complice la bella stagione e certamente anche la chiusura della rotta balcanica, sempre più persone decidono adesso di guadagnarsi l'Europa tornando ad attraversare il Mediterraneo, destinazione Italia. Nelle ultime 24 ore sono quasi 1.800 i migranti soccorsi nel Golfo di Sicilia dalle navi della Marina Militare Italiana.